calcio d'angolo Cerveteri. Scarico altro destro, incrociato, molto pulito e limpido all'angolino, supera Pamastro, il gol del vantaggio del Cerveteri, 1-0 dopo 3 minuti di gioco. Riparte ancora il Cerveteri, prova in bastinazione in verticale ma sbaglia il tocco, quindi subito ripartenza dopo l'intercetto destro però largo. Ora Bonelli dall'altro lato, quindi ha cambiato posizione, si è sgambettato ma si continua comunque a giocare. Ancora il 7 in azione, si muove Maurelli, servito invece ancora lo scarico, un po' corto però qui la compagna, quindi recupera Compagnini che prova al centro, ancora corta, colta in controtempo, quindi altra occasione ci ripete, la squadra ora un po' lunga, arriva il piazzato, doppia tripla di azione, Mastro poi due volte la traversa, calcio d'angolo. Ancora rimessa dal fondo per le AC2, lancio è buono, rimbalzi pure ma non il tiro. Occasione per compiere, ripetendo dalla rimessa del portiere, tra il gol del pareggio per le AC2. Ora però si va dall'altro lato con Bonelli, palla a scarico, letta bene dalla diretta marcatrice, diretta avversaria. Tocco profondo il secondo palo, Maurelli, azione ottima qui del Cerveteri, che va da una parte all'altra del campo, sviluppo profondo in diagonale, assiste sul secondo palo, arriva a rimorchio, Tapin l'ha avvicinato alla 16, se non sbaglio, raddoppio Cerveteri. Si riparte ancora con le ragazze nero-verdi, verdi fluo, sulla destra ora. Bonelli. Piattone sbagliato qui, palla che però cammina alle spalle della difesa in completo blu. Compagni di va lontana, diventa niente un assist, può volare la compagna, però il destro complicato. Scambio corto, girata, di prima intenzione sul palo esterno, c'è stato anche il tocco però del portiere del Cerveteri, quindi calcio d'angolo. Scarico arretrato, stop, pensa poi al tiro, effetto con la punta, ma sul corpo avversario qui. Corpo del Cerveteri, quindi ripartenza rapida proprio per le squadre che sono in vantaggio e arriva anche il tocco al centro e poi la rifinitura sotto porta. Arriva il gol del 3-0, cosa fare qui in ripartenza per la Città. Arriva anche il triplice fischio, quindi termina così il match 3-0 per il Cerveteri che porta a casa altri 3 punti.